Vicino a Tuba c'era un bimbo di nome Bamba. Abitava lì con la mamma e i fratelli, mentre il suo papà era in città a Dakar per lavorare. La mamma di nome Nala lo mandò una mattina ad aiutare la nonna Nabu a vendere i manghi tanto succosi lungo la strada. Ogni sera che la nonna gli diede come ricompensa, Bamba avrebbe dovuto comprare il pesce fresco al rientro dei pescherecci la sera, come raccomandato da sua madre. Nel pomeriggio tornò indietro, verso il suo villaggio, che distava 3 chilometri da dove era stato con la nonna. Incontrò una povera pechina che non riusciva a prendere il bus per recarsi da suo figlio, ricoverato all'ospedale di Dakar. Non possedeva soldi a sufficienza. La donna era disperata e Bamba le donò i suoi soldini. La vecchina, con le lacrime agli occhi, lo ringraziò, fece una preghiera per lui e gli disse che il suo nome, uguale a quello del profeta, gli avrebbe portato fortuna. Bamba le sorrise e proseguì il suo cammino. Arrivò nel gran piazzale del suo villaggio, dove era solito incontrare i suoi amici, con cui si divertiva a preparare coreografie di danza e a fare giochi avventurosi. Nella stessa piazza si riuniva un gruppo di uomini con abiti molto colorati, i Baifan. Offrivano il caffè in tuba e si dilettavano nei loro canti spirituali.
insieme in Francia. Vivono con il severo e nobile padre di asilo e la vittuce, la tenera moglie di Asmara. Ella li cresce con i fratelli, sino a quando il padre non decide bruscamente di separarli. Asu viene mandato lontano da casa per studiare e Asmara e sua madre vengono scacciati e ripartono per il loro paese d'origine, il Marocco. Gli anni passano. Ormai adulto, Asu continua ad essere ossessionato dal ricordo dei racconti della terra assolata della sua nutrice e dalle storie che gli raccontava sulla bellissima fata dei Jin, che è stata imprigionata e che bisogna liberare, spezzando l'incantesimo. Affronta i grandi mari per scoprire la patria dei suoi sogni e trovare la sua desiderata fata. Asu viene respinto da tutti quelli che incontra per i suoi occhi celesti, che portano sfortuna secondo le credenze del paese, e decide di non aprirne mai più. Quello che una volta era un bellissimo bambino vestito d'oro è ridotto a un mendicante cieco, guidato da un compagno di nome Rospo, sgradevole senza vergogna. Un giorno Asu riesce a ritrovare casualmente la sua nutrice Asmara, che ormai è diventato un valoroso cavaliere. La nutrice è diventata la mercatessa più ricca della città e una volta riconosciuto l'accoglie con feste, banchetti e danze. Sí, bien.
più saggio reo è una giovane principessa araba, Shams Sabah, che lo aiuterà nel suo cammino. Sempre più rivali, Azur e Mar si mettono in cerca della fata dei Jin. Affrontano banditi e mercanti di schiavi finché un giorno tornano ad essere fratelli, salvando ognuno la vita dell'altro. Unendo le loro forze, riescono ad entrare nella stanza delle luci, dove la fata li attende. Ma chi di loro ha liberato la fata? Azur e Smar si indicano reciprocamente come responsabili della salvezza della fata. La nutrice, la principessa e il vecchio saggio Rosco vengono chiamati a pronunciarsi, ma nessuno riesce a decidere chi sia il vero eroe. Viene convocata la fata degli elfi, ma anche la sua opinione non si rivela determinante. Trova però che Smar sia molto attraente, mentre la fata dei Jin prova lo stesso sentimento nei confronti di Bel'Azur. Alla fine, tutti i personaggi danzano insieme armoniosamente, mentre uno sciame di Jin fa piovere su tutti loro una cascata di stelle d'oro. Successivamente, ogni cosa segue il proprio armonioso destino e la fata dei Jin si unirà ad Asmar, mentre la fata degli Elfi ad Azur. Insomma, le diversità unite creano l'armonia e l'unione fa la forza. Thank you.
che abitava con la matrigna e le sorellastre in un accampamento di un clan di nomadi nel deserto del Kalahari. La matrigna e le sorellastre trattavano Natiki con molta asprezza, invidiose della sua bellezza e umiltà. Una sera, al tramonto, la sorellastra e la madre di Natiki si spalmavano il rasso sul corpo. Si facevano belle, perché quella sera ci sarebbe stato il ballo della luna piena. Il cuore di Natiki ardeva dal desiderio di recarsi con loro alla grande danza. Ma quando chiese alla madre il permesso di andare, le rispose soltanto: «Vai a prendere le capre e riportale qui prima che sia buio. Porta la legna e fai un bel fuoco per tenere lontano le bestie selvatiche». Natiki ubbidì. E quando ritornò all'accampamento con le capre e la legna, le donne erano già andate al ballo. Dopo aver acceso il fuoco, Natiki si spalmò il rasso sul corpo, tanto che la sua pelle sembrava aver lucidato. Si spazzolò i capelli con un ramoscello spinoso e si mise sul viso una mistura gialla di grasso e pezzetti di corteccia. Si intrecciò fra i capelli fili di perline, intorno alle gambe legò orecchie disseccate da filope, pieni di semi, e in ultimo depose gli aghi di coccodrillo nel suo marsupio. La luna era già alta quando Natiki si avviò lungo il sentiero, camminando in fila di tanto in tanto un ago di cocco scuro per terra. Quando giunse in cima alla salita, vide il gran falò della danza e iniziò a sentire i tamburi. Per non farsi scorgere dalla matrigna, lei insinuò tra le donne che cantavano e battevano le mani, vivendo atmosfere musicali emozionanti e avvolgenti. Farò in modo che le ciotole non siano mai vuote.
La madre urlò cercando di separarli, ma i due si avviarono verso il villaggio dove abitava il cacciatore. Fu proprio come lui promise, le ciotole erano sempre piene di cibo. Insieme vissero una vita piena d'amore, musica e gioia.
Costrette a lavorare nelle piantagioni o stavano a servizio di ricche famiglie di latifondisti. Carlinhos non voleva rassegnarsi a questa vita e decise di fuggire in una notte in cui il cielo era particolarmente illuminato dalle stelle. Correva e correva, incredulo ed eccitato per il suo coraggio. Per quanto lui fosse temerario, le possibilità che venisse riacchiappato dai suoi padroni o che morisse nella fuga erano alte. Mentre correva tra la natura impervia della foresta circostante, si imbatté in un giaguaro ferito e sanguinante. Carlinhos, per quanto volesse scappare più veloce possibile, non poté resistere dal fermarsi e fare tutto ciò in suo potere per aiutare l'animale ferito. Egli aveva infatti appreso tecniche e rituali di guarigione dalla madre di origine Bantu, che proveniva da una famiglia di potenti guaritori africani. Passò alcune ore con il giaguaro finché non lo ritenne fuori pericolo. Consapevole di quanto rischiasse a stare fermo troppo a lungo, si mise di nuovo in fuga verso l'incognito, ma altrettanto verso la speranza. Nel frattempo i suoi padroni avevano organizzato un gruppo di ricerche di uomini a cavallo. Carlinhos seguitava a correre, ma sfortunatamente lo avvistarono e lo raggiunsero. Carlinhos fu catturato. Nel tratto di rientro verso la tenuta del suo padrone, incontrarono il giaguaro da lui salvato. Era fuori pericolo, ma non in grado di lottare. Fu pertanto catturato. Per la settimana successiva fu programmata la tremenda punizione che spettava Carlinhos a causa del suo tentativo di fuga. Egli avrebbe dovuto lottare con un giaguaro. Di consuetudine, questa forma di punizione avveniva sotto gli occhi divertiti dei padroni e dei loro ospiti. Carlinhos fu introdotto nel grande piazzale recintato, in cui si trovava il giaguaro da lui precedentemente salvato. Non appena il giaguaro lo vide, lo riconobbe e gli si mise accanto come un gattino per farsi accarezzare. Tutti rimasero sbalorditi e spaventati dal potere di questo ragazzo, che era in grado di ammansire la feroce bestia che l'avrebbe invece dovuto uccidere. Pensarono che il ragazzo avesse dei poteri magici. Carlinhos approfittò di questo per essere liberato insieme alla sua famiglia. Per ancora molti anni in seguito, tante famiglie furono sottoposte a schiavitù, ma di Carlinhos si parla ancora come di una leggenda. Oh,
Thank you.